Salve a tutti, io sono Loafdog e bentornati a Metal Gear Solid Twin Snakes. Come potete vedere abbiamo un problemino. Ups, missili. Ah, non ci credo, forse la schivata potrebbe servire a qualcosa per la fine del gioco. Guardate qua che bella bestiola, eh? Ha un po' di difficoltà a muoversi, d'altra parte è la terza iterazione, sì, del progetto qui. Infatti è il terzo che Snake affronta e a un certo punto veramente immagino che si sia anche stancato. Questo potrebbe essere il perché del cambio con Raiden. Ad ogni modo, andiamo secondo protocollo. Abbiamo chiesto, prima che terminasse l'episodio, lo scorso, aiuto a Campbell e ovviamente lui, utile com'è, mi ha detto chiedi a Emmerich, d'altra parte l'ha creato lui, tutti i torti non ha effettivamente. Quindi, ehi, amico? Otacon? Ah, molto bene. E quindi rimango fregato? E dove lo prendo? Si scassa da solo? Perché così funzionano i visori VR. Ah, se riesco a bloccargli la vista... Ok, mica male. Sì, sì. Ok, abbiamo un obiettivo. Con lo Stinger. Sì, certo, con Nikita gli arrivo solo alle caviglie. Sì, davvero bella. Però lì posso fregare Liquid. Certo, certo. Ma sì, al di là dell'interno, proprio Liquid stesso. Due colpetti di cecchino, pom pom, ecco fatto, problema risolto. Crisi sovvertita, torniamo a casa e ci stappiamo due birrette. Ma che... Ok, ci sta effettivamente. Grazie Otacon, però visto che questa è l'ultima occasione di poter conversare amabilmente con i nostri amici, e effettivamente è un gran signore Liquid ad aspettarci nel frattempo, voglio vedere cosa mi hanno da dire gli altri. Il primo fra tutti, Master, no, per caso, se io chiamo... Ah, non risponde. Peccato, peccato. Sarebbe stato divertente. Tipo dall'interno. Snake, che cazzo, stiamo lottando! Ok, Nastasha? Qualcosa da dirmi sui suoi equipaggiamenti? E fin lì c'ero anche arrivato, cucciola. Vero. Certo, qualunque modo per identificare un nemico. It is like a combination of eyes, ears and nose all rolled into one. If you could destroy that, you might have a chance. Ok, ci sta. Chi altri abbiamo? Meryl non risponderà, ovviamente. E nemmeno gola profonda, vero? Giusto per, voglio essere extra sicuro. Va bene. Al che, vabbè, Mei Ling l'abbiamo contattata. Campbell, adesso che sa del Raidome. Ho capito, mamma mia. Sarebbe a dire? Piangere in un angolino come un povero vecchietto inutile? Quale sei? Giustamente la reazione di Snake. Ma che cazzo, colonnello? È proprio un bastardo. È proprio un bastardo. Va bene, dai, allora ci pensiamo noi. No, 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 cosa sono ste mitragliette? Non si fa, caro. È scortese, molto scortese. Sti bidoni? Ah, danger highly flammable. Bene, altamente infiammabile. Allora, scusate, se io mi rintano qui come il sorcio quale sono e prendo lo Stinger... Boom. Ah, giustamente, è vero, non è Nikita, l'ho confusi di nuovo. Allora, aspetta, scusami, Liquid. Liquid, stai tranquillo. Arriva subito, la scarica di adrenalina che avevi richiesto è qui. No, cacchio. E non l'ho neanche preso, credo. No, no.
Ok, dai, facciamo così. Fatti una bella corsetta, Snake. Più che puoi. Anzi, mettiamo queste qua, che non si sa mai. Tanto lui mentre si gira è bello pesantuccio. Se non fosse per il fatto di essere armato con una testata nucleare, probabilmente avrebbe ben poco utilizzo tattico, eh. Sì, no, vabbè, ho capito, ma c'è l'altro pezzo davanti. Ti puoi girare, fratello? Fratellino? Gemellino? Gemello diverso? No, eh? Vabbè, top. Ah, adesso ci siamo capiti, eh. Ok. Ah, è già andato? No. Aspetta. Oh, cacchio, c'ho flippato dentro. Ho fatto una capriola dentro un missile. Bellissimo, cioè, chi ve le fa ste cose? E poi riesce a sopravvivere per poterlo raccontare. Ma nessuno, solo il vostro loaf. Allora, Stinger, girati. Un po' di più. Un pochino di più. Cacchio, l'ha preso? Forse sì, ma non credo. Ah, cacchio, sempre l'ultimo, mi frega. Va bene, dai, facciamo il giro lungo che ci conviene, mi sa. Se gli passo in mezzo alle gambe, eh? No, ecco, non ci avevo pensato, ma effettivamente è una mossa molto valida, caro Liquid. Hai un addestramento tattico ben più che adeguato. Ciò detto, Stinger, eccoci, dai, bravo. Adesso evitali di nuovo questi, possibilmente. Senza avvicinarsi troppo ai barili esplosivi, perché hanno questa brutta tendenza a saltare in aria, sai com'è? No, e cosa ho detto? Snake? Mannaggia la pupazza! Per fortuna ero disteso ma teso. E quindi non mi ha fatto danno. Ok, ovviamente mirare a qualunque altro posto provoca ben poco effetto. Boom, boom, boom. Eccoli, sempre tre. Perché è il numero perfetto. Vero, caro Snake? Mi riferisco al liquido, ovviamente. Ma se gli sparassi l'altro... Oh, no, il Nikita. Wow. Non ti stendere, non è il momento. Ho capito che hai la rivista bella lì pronta, però... Se hai anche la mascherina da mettere sugli occhi per dormire... Ah, abbiamo completato il look. No, non la torretta. Snake, non fare finta di non sapere dove vuoi colpire. Mannaggia lui, oh. E vabbè. No, davvero. Per sta boss fight è l'unico punto in cui si è resa utile la capriola. Sono contento. E adesso che mi dici? Oppure una frase ad effetto, quale potrebbe essere? Guarda un po' questo. Perché non ci credo? Abbiamo fatto anche di peggio. A Zanzibarland. Queste sono sciocchezzuole. Ok. No, non funziona più. Che dannazione. Adesso deve aprirsi, no? Mi piace poi come non abbiano messo un interfono per far parlare Liquid dall'interno. Perché vedete, si è aperto un pochettino e adesso parla. Oh! Cyborg Ninja in azione! L'unico irreprensibile Cyborg Ninja. Ehi, con la maschera aperta! Hurry, get away. Grazie, Gray. Te ne devo una. Ah, guardate, una cicatrice sul volto. Grazie. No, paradossalmente c'è un motivo. E non è colpa mia. Cos'è? Ha un braccio lanciarazzi? Lanciagranate, forse. Wow! No, vabbè. Ma io non lo so. Cioè, come si fa a odiare questa versione di Metal Gear Solid? Questa è la versione definitiva. Cioè, guardate qua! Che figata! Pazzesca! Perché avevo bisogno di un ingresso figo in scena anch'io. I'm a prisoner of death. Only you can free me. Fox, no, se io ti liberassi diverresti un prigioniero della morte. Naomi, you're the only one who can stop her. No. Ecco, neanche lui è in grado.
Why? Perché non ascolta nessuno, quella bastardella. Ah, questo potrebbe essere un problema. Intanto Liquid spara alla cazzo. E boh, magari li prendo. So bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood to soothe my guilty conscience. Ha senso? Beh, dai, almeno ce l'hai una coscienza. Molti non possono dire lo stesso. Indicando il fratellino. We may have seemed like contented brother and sister, but every time I looked into her eyes, non sapendo se avrebbe mai conosciuto la verità. Ma dopo che sarò morto. Va bene, ci sta. Ah no, allora c'è un interfono che non lo voleva usare, Liquid. No, perché poi appunto stavo dicendo, il bello è che gli ha messo quella funzione. Oh. Sì, sì, va bene. Ovviamente per chi stesse guardando il playthrough per la prima volta, era lui con la profonda. Grandissimo. No, che figata l'immagine residua. Vai, 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 vai. Cacchio, questa t'ha quasi preso. Quella l'ha preso per bene, invece. Vai, vai, dritto in mezzo alle palle. Mentata. Ok. Dai, spara, spara anche tu. Incrociate i flussi. Beh, per una parte è più utile l'altro braccio in questo momento, quindi poi adesso c'è Ocelot nelle retrovie. Ti sta bene, cazzo. Oh, è vero, adesso me lo ricordo. Cazzo, mi ha sbloccato proprio la mente in questo momento. È vero, lui faceva questa fine qua. We use Royal Harriers. Fox! Huh. How strong is that exoskeleton of yours? Non così tanto. Snake, are you just going to sit by and watch him? No, ti sparerò. Che domande. Dai, l'ultimo colpo. E poi sarai libero. Grande. Non so fin quanto sia vero nel mondo animale, ma la prenderemo per buona. Oh, e il radar è andato. Mi è arrivata la katana. Molto bene, ma non ho l'esperienza del nostro amico nel suo utilizzo. Non credo di poterci far qualcosa. Adesso devi uscire allo scoperto, caro mio. Pregato. Impressive. You are indeed worthy of the codename Fox, but now you're finished. Sai che stai parlando con uno che è già morto. Fire the stinger, Fox. Can you really shoot? Sì. Esatto, già pronto. Bellissimo. Puoi davvero sparare? Sì, sì. No. Vai, vai. Come? Come I can't do it? Ma sei scemo? Vabbè, non su Fox, ovviamente. Vabbè, non lo fare allora, Snake, che cacchio ti devo dire? Neither truly alive nor truly dead. Sì, ti capisco e ti voglio bene, amico, ma. Vabbè, non sparare. Aspettiamo che il Liquid si giri e ci schiacci. Ai. No, Ecco. Oh no. Era meglio sparargli. Sì. Che figata l'elettricità dell'esoscheletro. We're not tools of the government or anyone else. Mi piacerebbe poterci credere, ma. I always fought for what I believed in.
Ci sta, un sentimento nobile. Snake. Farewell. Ciao amico. Cacchio, non è rimasto nulla. Ah, pure la strisciatina. Sei una merda, Liquid. When death is entreated. The battle is decided. Per te. Questa non la dovevi fare. Ah, è giusto, tornando a questo. Mi spiegate qual è il senso di mettere una soundboard col verso del tirannosauro? Not even yourself. Ok, si chiama Rex, va bene, ma... Sì, potresti voler tornare allo Stinger. Giusto un indizio, un consiglio, eh. Oh. Vai, 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 vai. Die! Siamo tu e io adesso, fratello. E solo uno di noi uscirà da qui. Vivo. Un altro uscirà mutilato. Stinger. Sì, sì, boom boom. Anzi, però, boom boom. Mi volevi fregare. Secondo voi sempre Stinger dritto dritto nella plancia? Probabilmente sì. Fermo, fermo. Snake, però anche te. Dove stai mirando? Perché miri alle parti basse del Rex? Ti sembra una cosa normale da fare? No, non sembra normale. Tra l'altro è una scelta un po' strana di mettere i lanciarazzi nelle ginocchia e non magari sulla testa, nella parte posteriore, però ci sta, ci sta. Ok, dai, l'abitacolo. Ce la fai? Oh, there you boom. Un missile in bocca. Cos'è che vuoi fare? Dai, boom boom boom. No? Sta camminando. Cos'è sto rumore infernale? Sì, sta camminando. Boom. Ciao amico. Adesso spara anche lui, giustamente. Do ut des. E che non sia mai, perché bisogna essere giusti nei conti, anche con i familiari. No, no. Snake, Snake. Fanculo Snake. No, è per forza lì. Gli piace molto quel posto. Allora, Stinger. Ah, però una cosa. Ma tanto Naomi non è più alla base. Sarebbe stato interessante. Vediamo comunque, contattiamo gli altri. Magari avranno qualcosa da dire su Grey Fox. Sì, molto bene. Ma il Metal Gear... Ti bombardo anche l'ano. Probabile. Molto probabile. Nessuna causa valeva la pena abbastanza. Più che altro perché ogni causa aveva un qualche problema. Sì? Sì? Tu che mi stai puntando addosso i missili, la pensi allo stesso modo? Va bene, se lo dice lei, colonnello, va bene. Otacon. I saw it in President Baker's top secret file. Uh-huh. Rex has a free electron laser mounted on its belly. Okay. It's a laser. Sì, ma Fox. A laser beam into an electron beam that's been accelerated using giant magnets. Figata. It can generate an incredible amount of energy. Pretty close to 100 megawatts. Mm. That's 10 times greater than any other laser out there. Bene, lo so benissimo, me l'ha sparato addosso. Posso confermare. Nastasha. Use your Stinger missiles carefully. If you run out, you'll have no chance to win. Nah, non credo che li finirò, non ti preoccupare. Ne ho un miliardo e poi... Ah, sì, lascio una rivista a terra, magari... magari il Rex è arrapato. L'abitacolo, per piacere... Smettila di fare il boogie woogie, Liquid. Ma non vuole, oh, non vuole... Ecco. Vabbè, facciamo così, dai.
giretto attorno al Metal Gear, perché ci conviene. No, no. E dai, ho schivato. Ho schivato, stavolta non era giusto. Per le altre ti do ragione, ma stavolta no. Allora, Stinger. Eccolo. Mannaggia Snake, eh. Ah, però l'ho forse rotto? No, guarda, oh. Ma aspettate un attimo. Quello è il laser. Ah, e le altre due sono le mitragliatrici, che forse si possono comunque disabilitare. Ma i missili invece rimangono sempre lì, belli, pronti e carichi. Va bene, ci sta. Ascolta, no, no Nikita. Ah, mi ha anche... Oh, vai. Mi ha anche inflitto sanguinamento, sbaglio. Cazzo. Va bene, dai. Questa sarà una lotta all'ultimo sangue, più che altro a chi ha più cure. Io me li prendo in faccia, dai, non ho problemi. Anzi, guarda che ti dico. Mi hai lasciato anche una bella razione qui, succulenta, abbondante, giusto per me. E io ti ricompenso con un bel missilozzo in faccia. Cosa? Oh, che figata! Non sapevo si potesse fare! Scoperta dell'ultimo secondo, fighissima! Poi non gliene è fregato un cacchio e è andato comunque dove voleva lui, non so se avete fatto caso. Però che figata, si può mirare col mirino! Dai, bella questa! Chissà se anche con il Nikita. Cioè, vedete, io sto mirando proprio preciso nell'abitacolo. Ah, e infatti l'ha preso stavolta. Vai. Boom, boom e boom. Terzo, riprendi lo Sting. Cioè, a sto punto sì, è molto più comodo così. Sempre se decide di collaborare. Cosa stai facendo? Non era l'ultimo? Infatti sì. Il Liquid se ne va. È evaporato. Certo, provaci. Non puoi schiacciarmi. Sono un solido non comprimibile. Che dovrebbe essere più una tua caratteristica liquida. Vai. Ok, sì, eravamo un po' troppo vicini, effettivamente, però. Mamma. Essa cascia come il titano qual è. Però sto bastardo c'ha 1000 vite, non è uno Snake, questo è un gatto. Salve di nuovo ragazzi, qui è Love Dog in veste di video editor che vi parla per dirvi che ho deciso di non caricare un singolo malloppone di video, ma di spezzettare il finale in 3 video diversi. Ragion per cui, sia qui che nel prossimo episodio, non ci saranno altro. Volevo comunque avvisarvi di questa scelta e darvi appuntamento al prossimo episodio. Quindi vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto, da Loof Dog è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!